Warriors! Wow, siamo in questo salto, buono, siamo nuovamente qui per un nuovo ed entusiasmatissimo video on play, questa volta su Diablo 3. Quindi, stavo tentando di ritornare al punto in cui ero rimasto e uccidendo un paio di mostri sono arrivato al livello 7 mentre lo stavo registrando, e mi ha dato una runa. Quindi, al calcio rotante, ovvero colpisce i nemici circostanti con un'ondata di fuoco. E direi che come potenziamento ci può stare tanto. Quindi, dovevamo raggiungere il luogo di... Oh, che bello, un santuario della celerità. Quindi il nostro movimento è stato aumentato. Sì, ora siamo più veloci. Siamo veloci quanto Bruce Lee. No, tu vieni qui. Vieni qui, bastardo. Vediamo se riesco a farlo. No! Vaffan bene. No! Attenzione! È troppo complicato a livello difficile ammazzare questi cosi bastardi. Vabbè. Ci proveremo. Prima o poi ci proveremo e prima o poi ce la faremo. Guarda loro! Oh, che bello! Cosa c'è qui? Forziere. Mio. Tanto altro oro. E tanta altra roba. E non quel ciccione. Pensi. Di esserti salvato col sottoscritto. Oh no, che non ti sei salvato. Venite qui. Venite qui. E abbiamo preso una lacrima iridescente che serve per creare gli oggetti. E abbiamo preso anche questo. E non ho... Ah, un arco corto superlativo. Oh mio Dio, superlativo. Cazzo, era anni tipo che non sentivo superlativo. Oh mio Dio, Diablo 3, sul serio? Superlativo? Stiamo andando veramente su questa strada? Tua strada è il superlativo? Quando andremo sul supercalifragilistico e spiralitoso? Ci andremo? Ci arriveremo prima o poi a quel livello? Sì, che ci arriveremo. Ci arriveremo e come? Forza, maledetti vermi. Venite qui. Venite a assaggiare la possanza di Rexen. E in realtà qui non c'è niente. Bene così. Forza, andiamo. Andiamo. Andiamo che possiamo ben bene vedere che diavolo c'è qui. Morte e distruzione. Sì, direi che va bene. Direi che ci siamo. Direi che è una di quelle cose buone. Mi spiace, troppo tardi. Potevi evitare di farti mordere da uno zombie. Mai visto The Walking Dead? Cazzo, dovevi vedere The Walking Dead. Sempre tutte quelle cose tipo: oh no, mio Dio, siamo tutti zombie in realtà. E quindi noi vediamo morsi, ci trasformiamo, andiamo. Oh mio Dio. E poi c'è tutta quella storia sulle mogli che cornificano i mariti e mariti cornificati da pseudo mogli traditrici di abbacchi. Ma non è quello che stiamo per vedere qui. Quello che stiamo per vedere qui è pipistrelli immondi che ok, no, effettivamente non so che cosa stiamo per vedere qui. Le tue debolezze vengono a galla, perché cazzo, lei sa vedere le tue debolezze dritte nella tua anima. Ok, non so perché sto parlando così. Poi iniziavo io a farmi una cosa tipo: ah, no, amico, no, basta. Comunque, siamo qui. Altro oro prima di... Oh, no, non voglio il programma della webcam. Devi registrarmi il gioco. Devi continuare a registrare il mio gioco. Che non è mio, è della Blizzard, ma lo sto facendo io, quindi è come se fosse mio diario. Ho trovato un diario. Oh, posso usare, perché era l'oggetto leggendario, alternatori. E che cazzo è l'alternatore? Non lo sappiamo. Che bello! Andiamo avanti. Sappiamo che cos'è un alternatore, ma possiamo costruire un alternatore.
finisce meglio. E quindi... Orride creature! Indietro! State indietro! Spero che nessuno cornice o berretta. Yeah, baby! Oh no, povero Deckard! Guarda come le prende quel vecchio infame. Aspettate, non riesco a capire se è l'audio... Volume voce, aumentiamo un po' il volume della voce perché sennò si sente troppo alto il volume del resto e non quello delle voci. Quindi... E là, seguaci reali! Quanto siete carini, maledetti scaldi del cazzo! Siete carini come la lebbra! Venite qui! Ehi, ti salverò! Voi non potete passare! Oh cazzo, lo spacca teste, no! Tipo, ehi, lo conosci il mio amico? Lo spacca teste! Perché lo chiamano così? Oh, ah, ok. Me lo puoi tenere lontano, cortesemente? Oh, povero spaccateste. Forza. So che è un altro po' di cecità. Deckard, seriamente, sei utile quanto un pene morto. Che cazzo... Perché dovrei tenerti con me? Non stai facendo niente. Forza. Muori tu. Bravo sei. Le mie ferite guariscono! E questa è una porta bloccata che non posso aprire. Dannazione. Ma rompiamo le urne. Perché ci va. Qui c'è anche qualcos'altro. Oh sì, c'è anche questo. Che bello! Andiamo! E là, Deckard! Grazie. Ma perché hai rischiato la vita? Perché tu, nipote madre, da... Vieni, Lea ti sta aspettando. Oh, è meraviglioso sapere che Lea sta bene. Ho temuto il peggio. Oh no, Lea sta bene. Di questo passaggio segreto grazie alle antiche mappe che ho rinvenuto. Oh, quanto sei intelligente, uomo. Dobbiamo parlare della stella caduta. Sì. Seguimi. Torniamo a Tristram. Sì, aspetta, fammi visitare un attimo questo luogo. Fammi vedere se mi scordo qualche reliquia potentissima. Tipo, guarda che se stavo a seguire te mi sarei perso questo. Maledetto Deckard Cain. Sempre, oh, vieni con me. Non ti preoccupare di questa piccola robina inutile. Andiamo a nuova Tristram. Tenuto la parola e riportato a lei a suo zio, Deckard Cain. Che bello! L'ho salvato da una creatura chiamata il Re Scheletro, che adesso mi sbarra il passo per la stella caduta. Ok. Ok, stiamo esagerando qui. Ciao, Lea! Zio, sei vivo! Zio! Grazie a te e al tuo amico. Il tempo stringe. Dimmi che cosa sai della stella caduta. Molto, temo. Benché la profezia dell'ultimo giorno ne parli come di un segno certo che la fine è iniziata. Oh, no! Prego, zio, basta con le tue storie. Ciò che conta adesso è che tu sia tornato. Oh, sì! E abbiamo un giavellotto avventuroso degli angeli! Che possiamo mettere al posto di questo? Questo fa 8. No, allora mettiamo questo, cavolo! Mettiamo questo, cos'è? Oh, mio Dio, guarda quanto... Modello Stoggi, ho un bel po' di articoli interessanti per te. Grazie, caro. Sei veramente gendela? Vendimi tutta questa roba. Sì, questa invece me la tengo perché, cazzo, mi può servire. Ah, mi può servire che sì. Credo che in realtà non c'è nient'altro. Giazzarola.
1 2 danni. Sì, prendiamola, dai. Ti vendo questa e mi metto questa. E dovrebbe essere velenosa. Questa invece di luce. Questa è luce e questa è veleno. Oh, sì. Quanto duro questa cosetta. E questo è uno scudo. No, lo scudo non mi interessa, ma prenderei volentieri 20 pozioni. Dall'Oriente giungerà un monarca il cui regno comincerà nel sangue e si concluderà nelle ossa. Sì. Alla luce di una cometa Nella. Morirà una terza e ultima morte per mano di un prescelto. Ok, cavo. Comunque, per quanto mi riguarda, termino questo video in play. Ci vediamo al prossimo video in play. Sempre con il vostro Rax 91, sempre qui su Diablo 3. Ciao a tutti, bro. Oh yeah.